Ciao Baffone! Quando incontriamo i Bergami il pensiero corre inevitabile a te. Tornano gli anni delle giacche con le spalline larghe, quelle che parevi un armadio, gli anni di folti capelli neri e di uno sguardo che sembrava aver capito tutto. Che tempi, Emiliano! Da quella panchina arrotondata fuoriescono nostalgie che sembra ieri. Ieri che Rafa salutava i tifosi, che Gigi sgroppava sulla fascia come un cavallo di razza. Gli anni del 2-0 che poi tutti a votare e ancora oggi si gioca a capire chi si è e chi no. Gli anni di Marchegiani in presa alta e della classifica sempre a sinistra. Quelli della maratona bella di notte, delle carovane di pullman in trasferta, quelle che giravi l'Europa con l'aereo che faceva su e giù cantando chi non salta un bianconero è. Anni di denti stretti e di un coraggio da leone. Veroniche di alta scuola e ringhiate da periferia, piedi di velluto e scarpate sulle caviglie. Le notti di Coppa UEFA col Borghetti e la coperta, i viaggi ad Atene e Copenaghen, il gollasso al Bernabeu, quello che le merengues si zittivano e nel cielo di Madrid cantava solo la maratona. Gli anni degli emissari di Mendoza in tribuna, quelli che in distinta ci trovavi Rambo, Tarzan e o Animalo. Lo sapevano tutti che a giocare da noi finivi col deretano viola, che l'ambientino al toro erano occhi affamati e palle quadre. Ieri che la lunga attesa per un traguardo importante, ieri che era il nostro momento, l'Ajax qui, in finale. Loro di chiappa e noi a sportellate fino alla fine, con casa grande che non molla mai. L'Ajax là, loro di gran chiappa e noi con le lacrime in faccia a guardare i pali della porta. Che storia, Baffone. E poi ancora scoppolate a tutti, a testa bassa, diapositive di un periodo di granatismo che le parole non bastano mai. Derby vinti, qualificazioni centrate, bandiere alle finestre e gente per la strada. Tanti bambini, tutti allo stadio. Il profumo di scudetto, la Coppa Italia poco a poco. L'anno che a quegli altri gli passavamo il bollito, che loro la ingrigliavano in porta e noi un minuto dopo si godeva al doppio e li mandavamo a casa. All'andata, in finale, ci mangiamo la Roma a Torino. Che spettacolo quella sera! Mi sovviene il gol di Fortunato che a rivederlo ancora non ci credo. Pennellone che sbuffa e se può la piglia pure di naso. La gente che si abbraccia così forte da stare male. Non era finita però, e lo sapevi bene che al ritorno ci preparavano la festa. E noi a calci e morsi, contro tutto e tutti, avversari, arbitri e tutto ciò che ci voleva strappare un sogno. Le tue lacrime in panca, gli incubi che tornavano a farsi sotto, sembrava che di nuovo, che ce la volessero portare via. E invece, ciao ciao sguizzato, che 103 minuti non son bastati mica. Gli anni di Aguilera che balla la samba sotto il settore, dei nostri ragazzi a prendersi la coppa con la voce, quel luccichio dorato che ci lustra ancora gli occhi. Il tuo baffo che ride e poi Fusi. Che giocatore Fusi. Ma sì, mondo, andremo avanti per ore. Intanto gli anni passano e la memoria è in bianca come i tuoi baffi. Resta l'immagine che passerà alla storia, quella che oggi più di ieri significa la tua e la nostra battaglia, quella che hai vinto anche fuori dal campo. Forza, mister, alzala ancora una volta, che ogni giorno si torna ad Amsterdam.